questa curva, questa festa popolare. Senti il grido. Bentornati nel mio canale. Oggi siamo qua a questa partita pronostico Spezia-Empoli, la prima di Serie A. E oggi andremo quindi a vedere questa partita. Allora, gestione squadra, come potete vedere i giocatori sono nuovi, quelli di quest'anno, 2022-2023. Abbiamo Zola, Verde, Bastoni, Maggiore, Maldini, proprio nuovo, nuove, Caldara, Sala, Giasi, Provedelli, eccetera, eccetera. Sotto edizioni abbiamo Olma, Udilo, Antista e Caldal, Capricas, vabbè, ce l'ho ancora vecchio perché Vignali e Salo Ferrer. Detto questo, io direi di iniziare questa partita pronostico. Stadio Alberto Picco. Guarda questa curva, questa festa popolare. Senti il grido che ti spinge. Ciao Piero Gibaldo. Questo è un grido di rapaci. Questa è Spezia, che ne dici? Qui si sente. Dai, 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 dai. Si inizia, ragazzi. Match di campionato che speriamo possa regalarci. Match di campionato, lo dice pure lui, lo dice. Eccolo Giasi che è partito. Torna indietro, attenzione Giasi. Ma che fuori gioco, Tira. Mannaggia. Non serve che faccio la telecronaca, ragazzi, perché c'è già. Quindi niente. Godetevi la partita e il risultato di questo pronostico sarà proprio quello che in teoria dovrebbe essere la partita effettiva il 14 agosto. Attenzione. Fuori gioco, ragazzi. C'è il fischio dell'arbitro. Fuori gioco. Bandierina per il fuori gioco. Iniziamo bene, iniziamo molto bene. Allora, ragazzi, siamo ancora 0-0 e siamo a 6 minuti dall'inizio. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo già sì. Trazione migliore. I due un po' di giranno preso dar bene, larghi, cercando magari di mettere il pallone in mezzo per la punta centrale. Tira. Prova a far partire il tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente. Chi è questo? Tutto questo che ora lo faccio uscire subito. Chi è che ha tirato? Il pallone. Ai ai ai, bastoni molto male, bastoni molto male. Scusate, la qualità non è eccezionale, lo so, come sapete anche nel video che ho fatto di The Crew 2, purtroppo è così. Magari poi potremmo trovare una soluzione per questo inverno, per questa primavera, di comprare un bel microfono, rovesciata che è inutile in questo momento. Comunque vabbè, andiamo avanti con Giasi. Giasi in mezzo, tira. Intervento così, palla ancora pericolosa. Ha provato la girata di testa. Pazzesco, raga, pazzesco. Pazzesco. Zola ha fatto qualcosa di danni, però vabbè. Andiamo avanti. Questo pronostico speriamo che vada bene, perché altrimenti sono guai. C'è bene la traiettoria qui. I tifosi che urlano tutto lo stadio mi piacciono, mi caricano. Mi sa che sto avendo qualche problemino. Può crossare in mezzo. No. Può ricevere la posizione interessante. Grande. Andiamo. Vai, Inzola. Buona l'idea qui. Pallone sulla corsa. Attenzione, Inzola. Che parata qui. Porca boia. Altro che parata. Questa è una parata di nuovo. Pazzesca. Pazzesca, ragazzi, una parata pazzesca. Anche un tiro pazzesco. Attenzione Verde, la punizione la batte lui. Bellissimo questo tiro di testa di chi non lo so, vabbè, comunque. Comunque FIFA e FIFA 20, scusate, però ho solo questo. E ho modificato le rose, abbiamo tutti i giocatori di questa stagione, pure quelli nuovi dello Spezia, quindi Maldini, Caldara, tutto il resto, Holm, tutti quelli nuovi perché le ho aggiornate. Prova a piazzare. L'arbitro ferma. Oh, è gol. Oh, punizione per questa posizione di offside. Era una buona possibilità, ma insomma. Vieni qua, vieni qua, ti tiro due sciafone a te. Chi t'ha fatto sì, però anche te Pirla, torna indietro, L'ultimo difensore, peccato. Madonna mia, ragazzi, cioè, non ho parole. Ci fosse una ragazza che deve stare dietro agli uomini, cioè, nel senso, andiamo avanti. Fiamozzi, Ciciretti, Anderson. E olè, 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 sì, olè.
Orca troia. Ti porta via bene il pallone. Guadagnano la rimessa laterale. Riguadagnano la rimessa laterale. Nicolau. Nicolau. Attenzione, parte verde. Partito. Spazio per avanzare. È partito il bolide. È partito, si rimette dentro. Attenzione, si rimane in esterna. Grande e perde palla. Perde palla. Spazza via il pallone. Hanno spazzato via, ma c'è il recupero ancora del pallone. Dato sul possesso palla che non premia in particolare nessuna delle due squadre. Così prova a sorprendere. Enzola. Mancuso. Si apre. Sì, Mancuso, vai Mancuso. Provano a sfruttare bene il campo. Vediamo cosa inventa ora. Gestita male la ripartenza. Mancuso. Verde. Ottima visione. Bella. Di gioco. Grande pallone verticale. Tira. Lascia partire il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente. Ma cosa solo la potenza? Grande Josy, grande, grande, tanta roba. Tanta roba Josy, grande. È un po' alto, sì, in effetti quel tiro, però ci stava, ragazzi, ci stava. Siamo quasi alla fine del primo tempo, è ancora 0-0. Quindi per ora il pronostico è 0-0, fine primo tempo. Non è ancora detto, però io credo di sì. Vedremo nel secondo tempo se poi farà qualcosa. Lo vede. Può metterla in mezzo. È grande. Aia. Aia, 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 calcio d'angolo. Aia. Comunque poi la partita del 14, se effettivamente il risultato sarà quello, ve lo farò sapere, vi farò una diretta. Suigi. Corre rischi, sceglie i pugni. Non bene qui il difensore, attenzione. Vai. Suggerimento interessante. Vai. Stoppa il pallone, può fare pericolo. Occhio. Attenzione, il pallone all'impalo. No, sì, sì. Pazzesco raga, è pazzesco. Dopo questo iscrivetevi ragazzi, iscrivetevi perché 1-0 di Josy vale tutta la vita. Chiaramente per chi tifa Spezia vale tutta la vita degli ultras. Guardate qua che roba. Tanta roba ragazzi. Diciamo che il primo tempo è finito. A Josy piace fare sempre i gol all'ultimo, 90esimo, 45esimo. Gli piace sempre fare i gol agli ultimi secondi. Per quale motivo non lo so, però vabbè, già si è fatto così e ci accontentiamo. Quindi niente ragazzi, andiamo avanti e ora si inizia il secondo tempo. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. È iniziato il secondo tempo, nessuna sostituzione per ora da nessuna delle due parti delle squadre, perché non c'è nessuna modifica da effettuare sinceramente, né per me né per loro. Attenzione perché è pericoloso. Attenzione perché è pericoloso, di nuovo Josy. Occhio alla conclusione. Conclusione di rara potenza. È mancato. Come direbbe Ronaldo. Un pelin di palo. Quando Ronaldo fa il verso con le dita, un pelino. Ecco la stessa cosa Josy, un pelino. Andiamo avanti. Che punizione, ragazzi. Mi piace, eh. Grande, grande portiere dell'Empoli, grande, bravissimo, bravissimo. Attenzione ragazzi, attenzione. Interrompe bene l'azione. Passiamo la palla a Provedel. Provedel ancora, sì, lui, Provedel. Perché Provedel al 92? Ma per quale motivo Provedel deve avere il 22 che lui ha il 94? Comunque vabbè, questi sono dettagli. Regalo la palla agli avversari. Benzola, vai. Grand dribbling. Vai. Sì, non ci posso credere ragazzi, pazzesco, è pazzesco questo gol, 2-0 di Nzola, un'altra iscrizione perché vale molto il gol di Nzola, come quello di Josy, vale molto, vai ragazzi, sì facciamo entrare Ekdal, vai, Ekdal forza fresca e gol fresco, subito pronto, è pronta la sostituzione. Vai, si va. E si va, ragazzi, si va. Vai, grande Kdal. Palla per Josy. Benzola, di nuovo te. Prodigiosa la parata. Calcio d'angolo. Pronto proprio lui, verde. Pronto, la mette in mezzo e niente, calcio d'angolo brutto però maggiore, la mette dentro e che da, tira,
Anche lui ha fatto il pelin, il pelo, il pelo. Ah, il palo. Gli ha dato una piccola luccicata, diciamo. E niente, ragazzi. Bravo, bravo Dani, bravo Dani, bravo, bravo, bravo Dani. Mi piace la tua scelta. Sì, tu maglietta rossa, dacci la palla, grazie. Sì, Chiamozzi, t'ammazzo io, sì. Romagnoli. Romagnoli. Oh, ladro. Romagnoli. Ciciretti. Ciciretti. Che fa la pasta del Fifiretti. Eidal, Eidal, Nzola. C'era solo la potenza in questo definitivo che Nzola ha i piedi. Ci ha provato a chiodo. Capita di sbagliare la colpita, però non era male, eh. Nzola sì, ha i piedi a chiodo proprio. Eccolo, eccolo il furbacchione, eccolo. Attenzione, pare un problema muscolare, a giudicare dalla sua smorfia ci deve essere parecchio dolore. Vedremo se ci sarà il cambio. Con gli infortuni muscolari, Pier, non si scherza. Continuare a giocarci su potrebbe solo aggravare la situazione. Chi è? Prova la botta. Questa volta è stato bravo il portiere, seriamente, sì sì sì, bravissimo. Bastoni, sì vai, facciamo entrare Agudelo, così facciamo giocare un po' tutti, anche lui forza fresca. Ma sapete, una forza fresca non ci fa mai male alla squadra, perché come sapete a noi ci servono molte forze fresche. È verde. Bellissima Jasi, anzi no, Nzola. No, si è fatto male. Aia. Sa che era lui che aveva uno strappo muscolare. Adesso mi arriverà la segnalazione. Sicuramente è lui. Però, no, no, si è ripreso? Boh, sarà lui? È lui, sì, 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 ragazzi. Fai il tuo ultimo gol, dai. Occhio al tiro. No, vabbè. Il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta è lui che vince. Mi dispiace, Angela. Entrantiste per te, perché è finita la tua era. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto. Andiamo. Pronto. Si va, ragazzi. Palla in area di rigore. Niente, niente, niente. Però ci siamo. Ci siamo come prestazione. Ci siamo. No, maggiore. Comunque questo bel pronostico a me piace davvero tanto, non so voi. Il prossimo pronostico sarà il 14 agosto contro l'Inter. Respinge il difensore. Regala una palla agli avversari. Mannaggia. Tutino. Tutino, che c'ha la tuta. Però lo vedo in maniche corte io, perché se ti chiami Tutino se c'è la manica corta, nel senso c'ha. Boh. La touche, la rimessa con le mani. Ancora 5 minuti da giocare. Sì, 5 minuti da giocare. Ma dove? E poi nella realtà saranno 5 secondi. Antiste? È uno specialista di fuori gioco. Fuori gioco. Pure lui sta dietro gli uomini. Tanta roba, ragazzi. Abbiamo fatto la scoperta di Antiste. Oh, ma tra tutto questo non mi sto accorgendo che sto vincendo e la partita è quasi finita, quindi diciamo che il pronostico sta andando molto bene, ragazzi. Ci può stare, diciamo, una vittoria di 2-0 per lo Spezia, però non voglio né gufarla e né mandarla male, perché sapete che qua Ekdal può fare di tutto. Comunque vai, rigore, calcio di rigore per la Juve, ragazzi, rigore, rigore. Andiamo a bordo campo, perché voglio sapere quanto io, Barzagli, quanto manca al termine della gara. Manca poco. Manca poco. Sì! Grande! Grande! E Agudelo! Agudelo, la forza fresca che ha portato a casa la vittoria, chiudendo il 3-0 nel recupero nel più 3 minuti. E guardate tutti i cori dello Spezia. Niente, ragazzi, io spero che questo pronostico vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di attivare la campanellina e lasciate un bel like. Ciao a tutti, ragazzi. Guarda questa curva, questa festa popolare, senti il grido che ti spinge avanti, che ti fa volare, questo è un grido di rap-